Come forse saprete, quest'oggi, 11 agosto 2018, ha avuto inizio il QuakeCon e Bethesda ha voluto approfittare del tutto per realizzare una piccola conferenza in cui mostrare alcuni trailer, in particolare di Rage 2 e Doom Eternal. Quale occasione migliore se non questa per mettere quindi alla prova la nostra nuova rubrica Reaction e Analisi? Quest'oggi vedremo insieme per la prima volta il trailer relativo a Rage 2, quindi non dilunghiamoci oltre e scopriamo che cosa gli sviluppatori hanno in serbo per noi. Pronti, partenza e via! Bethesda, ID, Avalanche. Rage 2 fatto da ID Software e da Avalanche, collaborazione. Bello, già è bello. Madonna, con la spada che parava. Ok, informazioni generali. Il titolo sia combattimenti a piedi che sui veicoli. Ok, ci sta parlando un po' della trama. 30 anni dopo gli eventi del primo Rage. Un po' le ambientazioni, ci sta. Che sono anche una delle cose che mi preoccupano di più del gioco, tra l'altro, le ambientazioni, il mondo di gioco in sé. Wetlands. Okay. Ah, ok, quindi la nuova ambientazione Wetlands. Vabbè, con il bambù credo che sia. Ok, vediamo un po' di gameplay di combattimento. Che è letteralmente quello di Doom. Si vede proprio. Doom in tutto e per tutto. Combat system. Ok, il Wild Stick, come si pronuncia. Che era già presente nel primo Rage, tra l'altro. Ok, quello è un personaggio del primo Rage, mi sembra. 30 anni dopo, quindi molto vecchio. Che fanno questi? Coglioni. Coglioni. Va bene. Il missile aveva una dinamica tutta sua. Comunque potete vedere i toni cazzoni del gioco, li noti tutti fin dall'inizio. Un po' le fazioni ci fanno vedere. I veicoli. E anche i veicoli sono un'incognita importante. Quindi ogni fazione ha le sue caratteristiche peculiari. Ci sta molto. Gameplay sui veicoli, un po' di gameplay. Minchia, le esplosioni, tutto quanto. Allora, questa cosa dei veicoli, se gestita bene, sarà veramente un capolavoro. Se gestita bene, può dare veramente tanto. Madonna, che botta! Quindi c'è un convoglio, dicono dobbiamo distruggerlo. Sono le armi, le trappole, quindi hanno. Ci sono diverse tipologie di veicoli nemici e ognuno ha le sue armi, mi sembra di aver capito. Almeno questi avevano le armi laser che piazzavano sul terreno. No, è figo, è figo. È più figo di Mad Max, devo dire. E Mad Max mi era piaciuto il sistema di guida e di combattimento della guida. Cazzo, con i mortai, i missili. Ok, no. La sostanza c'è. La sostanza anche in termini di guida c'è. Tra l'altro ci sarà molta personalizzazione, quindi. Bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Dio Cristo. You've arrived at the Eden Spaceport, which is Siamo arrivati currently all'Eden overrun with Space Goon Force. Squad, but not for long.
piena di nemici, ovviamente, quindi ora si vede un po' di gameplay classico. Qui è ID Software che compare e dice: arrivo io e vi faccio inginocchiare. Tra l'altro si era incastrato il nemico sul muretto. Arrivo io e vi faccio godere tutti. Tra l'altro mi sembra molto... potrei sbagliare, l'ambientazione e il gameplay in sé mi sembra che siano proprio quelli delle... che si erano già visti alle 3. Magari giocati in un altro modo, però mi sembra lo stesso. Ah, c'è il wing stick. Lo puoi direzionare te? Ah, tipo Wanted praticamente. Miri il bersaglio e può anche girare intorno, evitando ostacoli. Ok, ok. Superpoteri, le abilità speciali. Il pugno, abbiamo visto prima pure che si poteva far volare. Guardate che cazzo. Quei proiettili che lo fai volare via. Il gameplay è molto veloce e frenetico. Non sembra ai livelli di Doom, ma non è un problema. Comunque è molto, molto più veloce e adrenalinico di quanto non fosse il primo. E comunque il primo, secondo me il combat system del primo era la parte meglio riuscita di Rage. Sì, qui è la parte del trailer delle 3 in cui Mo dovrebbe far scendere il satellite. The Ego Pod, come minchia l'hanno chiamato. Questi satelliti praticamente contengono un qualcosa, un contenitore, non ho ben capito, che ti dà delle nuove abilità. Infatti. E mo l'ondata di nemici dovrebbe arrivare, se era come il trailer delle 3 appunto. Domando se sarà una costante che arrivino sempre i nemici dopo che prendi un potenziamento. Beh, la sostanza c'è tanta. E questa unione tra ID Software e gli Avalanche potrebbe aver creato veramente il progetto dei nostri sogni proibiti. Qualche nemico speciale. Madonna. The wide open world of Rage 2 is bursting at the seams with weapons, vehicles and over the top action. Ecco, quei robot giganti sono veramente curioso di vedere come sono implementati. Li potremo utilizzare, li potremo solo combattere. Saranno specifici ad alcune sezioni. Bebe. Minchia. Interessante, cazzarola. Spring 2018. Ok. Perfetto. Or dunque, ragazzi, Rage 2. Devo dire che il primo capitolo non mi aveva fatto impazzire. Aveva diversi problemi, sia in termini ludici che narrativi, seppur ci fosse qualche bella idea. E quando ho scoperto che questo secondo capitolo avrebbe avuto dei toni, dei mood molto più scanzonati, cazzoni, mi sono un po' infastidito, preoccupato. Poi però il gioco è stato presentato alle 3 e lì la preoccupazione è calata. E devo dire che anche questa volta, con quest'ultimo trailer, mi sono un po' tranquillizzato. Come sappiamo, il gioco sarà il risultato della collaborazione tra ID Software e gli Avalanche Studios e in quanto tale presenterà al suo interno il meglio dei rispettivi titoli. In termini di gameplay, quanto visto è decisamente promettente. Si vede che i ragazzi di ID Software hanno letteralmente preso la struttura ludica del loro Doom, ficcandola di violenza in questo titolo. Gli scontri sono estremamente veloci e coreografici, non ci si ferma un secondo. Tra l'altro, ho notato che le armi mostrate in game, armi che dovrebbero poter essere estremamente personalizzabili, nei modelli base sono davvero parecchio simili a quelle di Doom, anche se potrebbe essere un'impressione tutta mia. È tornato il Winstick,
questa sorta di boomerang che stanno i nemici rendendoli vulnerabili per qualche secondo. E nelle battute finali del video, che, lo ripeto, mi sembravano le stesse già viste alle 3, sono stati mostrati alcuni particolari poteri che si possono utilizzare in combattimento, tipo il super pugno a terra. Poteri che si ottengono facendo precipitare con queste stazioni spaziali questi satelliti e raccogliendo al loro interno queste specie di cristalli luminosi. In tal senso sarà importante capire quanti poteri si potranno sbloccare e soprattutto se si sbloccheranno tutti allo stesso modo. Spero di cuore che il team vari la formula in tal senso. Magari uno lo ottiene nel modo in cui si è visto nel trailer, un altro lo ha rubato un nemico e devi inseguirlo in un lungo percorso scriptato con i veicoli e tra coreografie, scene, esplosioni e chi più ne ha più ne metta. O ancora, non lo so, metti che un mostro se l'è mangiato il cristallo e tu devi andare a trovarlo nella città distrutta che è piena di altri mutanti. Le possibilità potrebbero essere veramente parecchie. Quello che chiedo, insomma, è varietà, anche se onestamente ci credo poco. Vedo molto più probabile che quello visto in video sarà l'unica tipologia di missione effettivamente affrontabile. In pratica, come per molti altri giochi, le solite basi da dover conquistare. Vai lì, uccidi tutti, fai cadere il satellite, prendi l'oggetto e poi affronti alla fine l'ultima ondata di nemici. Una piccola menzione la faccio anche per l'abilità Overdrive, una sorta di potenziamento aggiuntivo del protagonista che lo renderà estremamente più forte e resistente. E anche in tal senso mi è tornato in mente Doom con i suoi potenziamenti sparsi in giro per la mappa, tipo quello che per qualche secondo ti faceva diventare un pugile professionista. Secondariamente abbiamo i veicoli, e qui è tutta farina del sacco degli Avalanche Studios. Si vede lontano un miglio che hanno preso in toto la struttura di Mad Max e l'hanno migliorata all'ennesima potenza per questo Rage 2. Ammetto che ero un poco scettico sui veicoli, in particolare poiché nel primo Rage la guida era un qualcosa di aberrante, probabilmente la parte peggiore dell'intero gioco. Però cavoli, qui di potenziale ce n'è davvero tanto. Più che altro ho visto moltissima varietà, ci sono tante tipologie di veicoli nemici con armi diversificate e il nostro bolide potrà essere anch'esso personalizzato a nostro piacimento. Spero che tale personalizzazione non si limiti solo alle armi, ma anche a elementi quali il telaio e il motore, così che ognuno possa creare il mezzo che preferisce. Magari punti tutto sulla difesa, ma ti ritrovi con un veicolo lentissimo, oppure ti crei un mezzo che va a 300 all'ora ma che esplode dopo un singolo colpo. Gli inseguimenti si sono comunque mostrati di primo impatto decisamente divertenti e dinamici. Diciamo che se tutti gli scontri dovessero rivelarsi allo stesso livello di quello mostrato in video, sarebbe decisamente una gran bella aggiunta all'esperienza. Grande punto interrogativo invece per quanto riguarda il mondo di gioco. Abbiamo visto le Wetlands, queste affascinanti ambientazioni paludose e piene di bambù. Ci sono intraviste zone desertiche, piccole cittadine abitate, qualche zona qua e là completamente devastata, foreste e così via. Il dubbio ovviamente sono gli Avalanche Studios, ormai famosi per i loro mondi enormi ma completamente vuoti, e la paura è che tutto si possa riproporre anche in Rage 2. In verità il game director del gioco, Magnus Nedfors, aveva dichiarato che il sodalizio tra gli Avalanche e ID Software ha portato a un attento bilanciamento di tutte quelle variabili necessarie per creare un mondo vario e ricco di possibilità. Ci vogliamo credere? Personalmente ci spero, ma al contempo ho notato per ora la totale mancanza di fauna, assenza che rappresenterebbe un po' uno spreco, visti gli ambienti e le possibilità date in mano al team, così come c'è una certa penuria di ambientazioni spiccatamente post-apocalittiche. Questo è un punto di vista molto personale, me ne rendo conto, ma spero di cuore che in game siano presenti delle grandi città completamente distrutte e liberamente esplorabili, in maniera non dissimile da quanto visto in un Fallout, per fare un esempio. Mi rendo conto che per alcuni sia una cazzata, ma vi assicuro che io adoro queste piccolezze, spesso e volentieri mi ci perdo in quei giochi in cui posso osservare, ammirare l'apocalisse in tutto il suo splendore. Infine, ancora più punti interrogativi li pongo nei confronti della narrativa, di cui per il momento non sappiamo quasi nulla, il che non è mai un bene. Per ora c'è stato solo riferito che l'avventura sarà ambientata 30 anni dopo gli eventi del primo Rage, in un mondo che sta in un certo senso rinascendo dalle sue ceneri dopo il meteorite che aveva colpito la Terra, portando quasi all'estinzione dell'intera umanità, al punto tale che gli sviluppatori definiscono il gioco come un'opera post-apocalittica, che sono venute a formarsi diverse fazioni piene zeppe di squilibrati per un totale di 7 bande, ognuna con le sue caratteristiche e i suoi peculiari stili di combattimento, e per qualche secondo si è anche visto Antonin Ekvasir, o come si pronunciava, che era un personaggio del primo Rage, ma a parte questo nient'altro.
Ecco, diciamo che né gli id Software né tantomeno gli Avalanche Studios sono famosi per le loro indimenticabili storie videoludiche, e questo generale silenzio dilagante mi mette un po' in agitazione. Magari si stanno tenendo sulla difensiva in attesa del momento propizio per presentare effettivamente il tutto, ma il silenzio non fa mai presagire nulla di buono. Sappiamo che il gioco sarà fortunatamente solo single player, non sembrerebbe doverci essere alcuna tipologia di moralità, la storia sarà lineare e senza finali multipli, sappiamo che il tutto verrà mosso dall'Apex Engine, il motore con cui sono stati creati tutti i titoli Avalanche e che, da quanto visto fino ad ora, sembra stia venendo utilizzato estremamente bene. Insomma, sono fiducioso e quanto visto fino ad ora mi fa ben sperare, seppur su alcuni punti siano rimasti dei quesiti alquanto pesanti. Questo era tutto quello che avevo da dire su Rage 2 e sul suo nuovo trailer. Io spero di cuore che questa prima puntata di rodaggio per Reaction Analysis vi sia piaciuta. Vi invito a dirmi la vostra, sia sul gioco che sulla rubrica stessa. Vi saluto e alla prossima!